Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi inizieremo un nuovo video. Voglio realizzare un ausilio per il trapano per poter effettuare dei fori in serie. Mi è capitato un lavoro ultimamente per cui sono già arrivato a fare più di 300 fori. E quando fatti a mano perché sono pannelli stanca, allora ho pensato di realizzare come una specie di trapano a colonna, però molto leggero e portatile, in modo tale che una volta posizionato la punta con una leva io praticamente affondo la punta nel pezzo, in modo tale da come se fosse un incrocio tra una un morsetto e un trapano a colonna. In questa maniera uno non si stanca nel fare una marea di fori. Vedremo in particolare, adesso vi faccio vedere alcuni pezzi che già mi sono preparato per la realizzazione e poi seguiremo passo passo tutta la costruzione. Ora vi faccio vedere. Allora, questo materialmente è un pezzo di tubo che ho tagliato per della stessa sagoma del collare del trapano. Questo qua sarà qui verrà tagliato e questo qui ho già preparato i pezzi per stringere poi il collare stesso. Qui scorrerà questo tubo da 25 mm. Qui ci saranno dei perni, uno a destra e uno a sinistra diciamo per la leva. Questa è la parte terminale, è la parte terminale che de devo saldare, dove praticamente qui va a finire qui finisce la punta praticamente, diciamo la parte sotto che dovendo forare uno scatolare, ad esempio, questa è la parte sotto, questa è la parte sopra. E qui questa qui sarà una manopola per bloccare il terminale che è regolabile in altezza. Questo sarà uno dei perni che servirà per la leva. Questi saranno dei pezzi di piatti che serviranno per la gestione della leva stessa. E questo, diciamo, è la parte lunga che sosterrà il trapano. Come potete vedere, qui ci sono una marea di fori fatti, no? Per la realizzazione di tutti questi pannelli. È ovvio che ci si stanca poi alla fine, per cui procediamo adesso alla realizzazione.
Eccoci qui al termine del lavoro. Questo è il risultato. In pratica, questo è il lavoro che fa il trapo. Questo qui si regola in base allo spessore del pezzo che uno deve forare, stando così direttamente oppure posizione verticale o addirittura rovesciata nelle parti alte. Ora, proviamo a vedere. Questa è nella posizione verticale. Nella posizione orizzontale facciamo conto che abbiamo un longherone molto, molto lungo, uno scatolare situazione. Ho stretto poco in modo da far vedere che lo sforzo non è facendo pressione sopra, ma sulla leva stessa. Adesso vi faccio vedere anche una variante a questo strumento da poterlo utilizzare anche sul bancone per la saldatura. Ecco qua. L'altra parte è questo pezzo che si infila direttamente nelle scanalature degli scatolari, dove ovviamente inserisco il mio ok e di fatto vedete, in questa maniera si inserisce a seconda della distanza che avete bisogno, certo è limitato nella profondità, però fa il suo lavoro. Se vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi. Un saluto e un abbraccio a tutti. Ciao!